Avevo chiesto al carissimo amico Vincenzo Calabrese di realizzare dei video sui Catari e infatti Vincenzo li ha realizzati. Dei video molto, molto pacati, molto, molto riflessivi, molto ben documentati. Infatti Vincenzo è un ricercatore molto, molto scrupoloso, molto pacato, molto umile, quindi credo valga veramente la pena di guardare questi video fatti da Vincenzo Calabrese. Io ringrazio Vincenzo per quanto ha realizzato e magari chiederò prossimamente anche qualcos'altro. Grazie ancora e buona visione. Introduttivo che è stato girato con Elia un paio di settimane fa e devo dire che mi sembra abbia suscitato un certo interesse e anche un certo dibattito. Pare proprio appunto che l'argomento Catari sia almeno una curiosità per tanti e soprattutto mi rendo però conto che certi temi come l'Inquisizione, come la Chiesa medievale, nella società attuale siano spesso visti più con gli occhi del cinema e di idee preconcette che invece su basi documentali e storiche vere e proprie. A volte anche si accoppiano certi fatti a idee piuttosto stravaganti. Per esempio, riguardo ai Catari, mi è capitato di leggere recentemente degli interventi di autori che indicavano come San Francesco fosse in realtà un dotto cataro, cosa che assolutamente farà rabbrividire, perché San Francesco in tutto e per tutto, a livello di dottrina, è esattamente l'opposto dei catari. Ci saranno anche stati contatti con il catarismo, ma sono stati contatti sicuramente inizialmente magari di conoscenza, ma poi di netta opposizione, proprio perché i catari di per sé non erano per nulla seguaci di Roma. Un San Francesco invece, che benediva il creato in ogni modo, era fedelissimo della Chiesa Cattolica. Basta dire questo per capire che, per quanto possono apparire similitudini nella modestia della vita, per il resto mi sembra non ci sia niente in comune. E poi si arriva a idee ancora più bislacche, che sinceramente non so neanche come possano fare certi autori alcuni accoppiamenti di questo tipo. Per cui, per esempio, si dice che i Catari fossero i primi vegani della storia. Ora, è vero che per i perfetti Catari che praticavano alla lettera la loro dottrina, non ci si poteva alimentare con carne, con uova, con latte, ma solo con altri prodotti. Non di natura animale, o meglio, non di origine da un coito. Quindi, per esempio, al contrario dei vegani di oggi, i Catari potevano alimentarsi con pesce. Anzi, una caratteristica loro, proprio anche indicata in mano dell'Inquisizione, era proprio quella di notare il tipo di alimentazione. Sembra che addirittura spesso i catari, per mimetizzarsi, cercassero sempre alloggi proprio in prossimità, anche di fiumi, proprio per permettere questa loro alimentazione specifica a base di pesce. E questo il pesce perché in quell'epoca non si credeva che il pesce nascesse da un coito. Quindi, al contrario di altri animali terrestri, si aveva l'idea che il pesce fosse non un animale nato da un rapporto sessuale, ecco. E quindi a volte
ledendo qui anche le idee che si vengono diffuse sui catari, mi rendo conto che spesso appunto sono idee personali che vanno non tanto su base teologica, ma appunto si basano magari su dottrine esoteriche. E soprattutto verso l'idea di una ferma ostilità verso la Chiesa, che viene vista, la Chiesa medievale, sempre come potente, ricchissima, oscurantista e sempre pronta a contrastare anche con la forza chi la contestava e chi la voleva esclusivamente povera. Allo stesso tempo, però, c'è anche chi travisa il catarismo, pensando che sia una religione modernissima per il Medioevo, all'avanguardia, legata magari a temi filosofici antichi, alle religioni antiche, secondo alcuni anche a dottrine orientali, tipo l'induismo. Oppure ci sono anche molti cattolici che invece vedono il catarismo una semplice variante puramente satanica che cerca di contestare alla base la società medievale. Ora, per farmi un'idea abbastanza chiara di quello che è stato il catarismo al Medioevo, io ho preso informazioni da varie fonti, sia da fonti cattoliche, quindi vari volumi basati su manuali inquisitoriali, sia da opere soprattutto francesi che sono abbastanza diffuse proprio perché i catari fanno parte della storia della Francia meridionale e molti autori francesi hanno studiato a fondo l'argomento. E poi ci sono anche tanti, anche italiani, storici universitari che, studiando l'Inquisizione, hanno compilato degli ottimi volumi a riguardo. E devo dire che appunto i catari sono, il catarismo in genere, un fenomeno complessissimo. Si sviluppa nell'arco di secoli e varia di zona in zona, evolvendosi continuamente. Ecco, per cominciare direi che ci sono diversi miti da superare. Il primo è quello di evidenziare che il catarismo, come invece tanti si immaginano, non professa una riforma del clero e semplicemente la povertà della Chiesa cattolica. Cioè i catari invece professavano un proprio specifico cristianesimo, non quello cattolico. Era un cristianesimo diversissimo da quello di Roma. E poi questo cristianesimo cataro addirittura variava di zona in zona, perché ogni città, ogni zona in diffusione del catarismo aveva proprie strutture e aveva sviluppato dottrine anche diverse. Quindi i catari non volevano la riforma del cattolicesimo, si erano creati invece una propria chiesa con tanto di vescovi, di presbiteri, di diaconi, e questa chiesa si poneva in alternativa a quella romana. Questa è la prima cosa da dire. Altro mito da sfatare è che i catari fossero appunto legati al manicheismo antico, cioè quella religione che si diffuse nel medio tardo impero romano. Tutti gli autori che hanno studiato i catari si rendono invece conto che le loro dottrine si basano esclusivamente sulla lettura della Bibbia, soprattutto del Nuovo Testamento. Quindi sono completamente slegati da dottrine, diciamo, di tipo orientale. È una religione completamente cristiana, con follie ed elementi tipici, molto personali, però esclusivamente cristiana. Ora, ci potranno essere stati sicuramente dei collegamenti, delle similitudini con altre religioni, però
Però appunto deriva esclusivamente da un'interpretazione diversa del Nuovo Testamento e nasce in quella che è la Macedonia, la Grecia dell'Impero bizantino dell'VIII-IX secolo. Un altro mito da sfatare è anche che i catari fossero di per sé dei violenti e che la loro dottrina fosse completamente e totalmente antiumana e contraria allo sviluppo della società. Infatti, dai manuali degli inquisitori si evince che i catari, quindi ci si immagina tutti i catari, ma non è così, praticassero una totale astinenza da, appunto, da certi cibi, come detto prima, tipo carne, uova, latte, cioè da tutti i cibi derivanti da un coito. E che si pensava, appunto, dai manuali inquisitoriali, che i catari fossero sempre contrari al matrimonio e soprattutto alla procreazione, favorendo invece la sodomia e anche il suicidio per annullare la materia, in pratica. Ecco, leggendo invece i volumi che contengono le dottrine catare e che sono conosciuti ormai da decenni, proprio perché è frutto di ritrovamenti in alcune biblioteche di certi manoscritti che riproducono la dottrina, le dottrine di alcune case catare, e poi interpretando i fatti come sono svolti, ci si accorge che la realtà è diversa, perché infatti nelle case, nelle chiese catare, esistevano i semplici credenti e i perfetti. I perfetti erano l'equivalente dei sacerdoti, ovvero chi realmente si votava completamente alla dottrina catara, decidendo di rispettare tutti i rigorosissimi precetti che venivano imposti, quindi astinenza sessuale, un'alimentazione specifica, come detto prima, tutta una serie di digiuni e quant'altro, una vita povera, austera, e però al contrario dei perfetti, cioè la parte, diciamo, sacerdotale, i semplici credenti non erano tenuti ad applicare tutti questi precetti. Quindi potevano di fatto unirsi sessualmente, potevano procreare, potevano avere un contatto diretto con la materia, e per fare un esempio, non solo nel mangiare liberamente quello che si voleva, ma anche per esempio in praticare attività sportive come la caccia, che era diffusissima nella nobiltà dell'epoca. E al tempo stesso i catari, che dovevano vivere con la semplicità del proprio lavoro manuale, non predicavano mai contro il commercio e neanche contro l'accumulo di ricchezze, ovvero i perfetti catari dovevano appunto vivere in modo austero, non dovevano accumulare ricchezze per sé, certo potevano accumularle per la propria chiesa, ma non per sé, proprio perché essendo anche una chiesa costantemente in pericolo, ed essendo una chiesa che non aveva un proprio edificio di culto e non aveva quindi neanche, tra virgolette, spese in manutenzioni, ma anche in abbellimenti della chiesa, come invece è tipico, per fortuna, dell'arte cattolica, dovevano accumulare ricchezze proprio per garantire tutto quello che serviva alla sopravvivenza dei fedeli, alle cause per cui anche questi potevano aver bisogno di soldi per scappare, per avere realmente, come riportato anche dagli autori francesi, per poter pagare chi favorisse le loro fughe. E questo sembra che sia stato realmente un
un assillo di quei credenti. Ecco, addirittura nella Francia meridionale, la lingua d'oca, dove la vita povera, austera, all'apparenza di vera fede, che praticavano i perfetti, aveva portato una vasta diffusione al catarismo, si era verificato addirittura un fenomeno particolare, ovvero i perfetti davano alla popolazione, dal nobile al contadino, l'idea di una grande moralità, cioè davano l'idea di essere sempre persone integralmente morali. E quindi spesso furono invitati a svolgere il ruolo di tesorieri e di veri e propri banchieri, proprio perché nel vedere il tipo di vita che conducevano si arrivava addirittura ad affidare loro i propri averi. E questo indipendentemente dall'essere un credente cataro o meno. Possiamo dire che i loro clienti, clienti tra virgolette, dando i loro beni mobili ai catari, erano certi di aver messo i propri beni al sicuro. E questo sembra ribadito in più occasioni. Quindi, i catari all'inizio del 1200 nel territorio della lingua d'oca erano realmente ben radicati, ammiratissimi e rispettati da tutta la popolazione, sia dai nobili, sia dalla borghesia cittadina, che dal semplice popolo urbano e contadino. E questo spiega perché sradicare quell'eresia nella Francia meridionale fu un affare complicato e lunghissimo, proprio perché, nonostante tutto quello che ho detto fino adesso, i catari erano davvero degli eretici. Professavano una dottrina che realmente a me pare inquietante, spesso basata su termini, interpretazioni di sacre scritture, che a me sembrano spesso ingenue, semplici, ma che comunque sono sempre alternative al cattolicesimo. E lo vediamo nel prossimo video. Buonasera a tutti, torniamo a parlare dei catari e avevo indicato in precedenza che sarei ripartito trattando la dottrina catara. Allora, per prima cosa devo dire che non esiste un'unica dottrina catara, ovvero in Europa tra XI e XIV secolo si sono sviluppate diverse dottrine catare, tutte comunque legate a quelle eresie cristiane che si erano diffuse in Grecia nell'impero bizantino e che lo stesso imperatore di Bizanzio osteggiava e combatteva anche con la forza. Ora, tra queste eresie e la fede cattolica e direi anche quella ortodossa, esiste un abisso dottrinario. Anche se le fonti, le basi di partenza sono sostanzialmente gli stessi libri. Infatti, al contrario di quelli che alcuni possono pensare, le fonti del catarismo sono esclusivamente i libri biblici, in particolar modo i libri del Nuovo Testamento. Tant'è vero che una caratteristica dei catari è quella di accettare alcuni passaggi, alcune indicazioni, alcuni volumi, soprattutto quelli profetici dell'Antico Testamento, dei passaggi anche della Genesi, e per il resto accettano solo i volumi del Nuovo Testamento, ovvero i quattro Vangeli canonici, le lettere di San Paolo. Alcuni accettano anche le lettere apostoliche e l'Apocalisse di Giovanni. Invece, al tempo stesso, rifiutano quasi tutto
l'Antico Testamento, vedendo un netto contrasto tra Dio che viene presentato nell'Antico da quello che viene presentato nel Nuovo Testamento. E questa caratteristica che può sembrare moderna, perché sembra quello che dicono alcuni pensatori attuali, da un punto di vista storico è semplicemente ridicola, proprio perché chiunque prende in mano il Nuovo Testamento si accorge che tutte le affermazioni degli Apostoli e di Gesù stesso hanno tutte radici nell'Antico Testamento e in quella che è la tradizione ebraica. Altra caratteristica dei testi catari era quella di essere in lingua volgare, ovvero i Vangeli catari erano le traduzioni in lingua volgare di quella che era la Vulgata di San Girolamo, ovvero dell'edizione latina di libri sacri, che è stata la base del cattolicesimo fino a qualche decennio fa, in definitiva. E il parlare in volgare era una caratteristica di molti gruppi laici che alla fine del 1100 vollero predicare il Vangelo direttamente in modo più comprensibile per la popolazione. E questo era il caso, per esempio, dei Valdesi, che si diffusero anche questi a cavallo tra la Francia e il Piemonte, e per esempio degli Umiliati di Milano, degli arnodisti di Roma, e questa caratteristica chiaramente facilitava la predicazione e la comprensione dei Vangeli. Al tempo stesso, però, non si poteva essere esenti da possibili errori, tant'è vero che entro breve la Chiesa, pur cercando di distinguere tra eretici e fedeli che si erano allacciati a movimenti religiosi filocattolici veri e propri, osteggiò questo tipo di predicazione se veniva fatta senza autorizzazione. Caso tipico, per inciso, fu per esempio proprio quello dei Valdesi, per cui pur predicando una vita povera e vivendo anche cercando di imitare la sequela Christi, il modo di vivere dei cristiani che ritroviamo nel Nuovo Testamento, attuarono una predicazione propria, non autorizzata dalla Chiesa, e poco alla volta vennero trascinati in quello che era il calderone ereticale, proprio perché rifiutarono di non predicare senza autorizzazione. E il problema della traduzione coi catari fu lampante, perché per esempio autori francesi che hanno studiato il catarismo hanno verificato che le traduzioni erano abbastanza esatte e corrette. Però ci sono diversi punti in cui ci sono evidenti traduzioni, tra virgolette, sballate, che permettono la diffusione di messaggi non cattolici. Il caso tipico, per fare un esempio, si ha proprio nel prologo del Vangelo di Giovanni, dove il cambio di una parola permette in sostanza di tirar fuori una teologia completamente diversa. E questo si ha proprio all'inizio del Vangelo, che tra l'altro il Vangelo di Giovanni era quello apprezzato maggiormente dai catari, ancora oggi da tanti cristiani, proprio perché è quello più filosofico. E faccio direttamente l'esempio per farmi capire. Allora, questa è
Nuovo Testamento della CEI. Il Vangelo comincia in questo modo. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di lui, e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. Questa è la traduzione della CEI. Ora, prendendo invece la traduzione catara in lingua provenzale, io lo leggo in italiano perché in provenzale farei ridere. Il terzo versetto viene tradotto con: e senza di lui è stato fatto il nulla. La traduzione italiana della CEI è invece: e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. Per i catari invece: e senza di lui è stato fatto il nulla. Da questo piccolo all'apparente cambiamento viene fuori gran parte della teologia catara. Oltre ai testi canonici del Nuovo Testamento, i catari usavano anche dei testi apocrifi. Tra questi ne voglio indicare almeno un paio. Uno è la cosiddetta visione di Isaia, che narra sostanzialmente l'ascensione del profeta Isaia al cielo, dove il profeta prende il processo di redenzione, però secondo caratteristiche che non sono assolutamente cattoliche. Per esempio, prende motivi relativi al docetismo, ovvero al fatto che il Messia non si incarnerà realmente, ma che la vita di Cristo e la sua incarnazione e la sua passione non sarà altro che qualcosa di apparente, ma di non reale. Poi un altro apocrifo, forse più famoso, è quello che si conosce come cena segreta o come interrogazione di Giovanni. Questo testo tratta dell'ultima cena di Gesù ed esattamente di quel momento che è riportato anche nei Vangeli, in cui l'Apostolo San Giovanni si china su Gesù. E questo apocrifo riporta un lungo dialogo tra Gesù e San Giovanni, in cui sostanzialmente Gesù riassume gran parte di quella che è la teologia delle chiese dualiste greche, che soprattutto in Italia costituirà poi la base di quello che sarà il catarismo moderato, il dualismo moderato. In particolare, Gesù racconta come Satana sia stato precipitato dal cielo, come Satana abbia costruito la terra in 7 giorni, come sia stato creato l'uomo, come sia caduto il peccato originario, e di come sarà poi la missione del Salvatore. Bene, come detto prima, si svilupparono diverse dottrine catare. Tutte queste furono di tipo dualistico. Infatti vedevano tutte una netta contrapposizione tra un Dio buono e il male. Ora, il Dio buono aveva creato gli esseri spirituali immateriali. Il male, invece, aveva creato il mondo materiale e poi l'uomo, ovvero la creatura di carne, quella che i catari definivano come tunica di pelle, sostanzialmente. Il male si identificava con Satana, che veniva interpretato con il Dio dell'Antico Testamento, ovvero con Yahweh. E secondo queste teorie si trattava di
di un imitatore anche piuttosto rozzo del Dio buono, che era incapace di creare, ma che era un grande seduttore di anime, che riusciva a portare prigioniere sulla terra. Le anime vengono introdotte nella materia che loro è estranea e vivono perciò un'immensa sofferenza perché vengono separate dal Dio buono col quale vivevano in beatitudine e a cui sperano e anelano di poter ritornare. Si racconta che Lucifero ingannò gli angeli, provocandone quindi la caduta, e oltre ai cosiddetti angeli ribelli caddero trascinati anche molti altri angeli, lasciando di conseguenza un vuoto nel mondo spirituale del Dio buono. E questi angeli furono immessi nelle tuniche di pelle create da Satana, ovvero negli uomini. E il Dio buono voleva ricondurre in cielo queste anime celesti che si erano da lui separate, e per questo usò Gesù, che secondo i Catari fu un angelo. Secondo altre teorie eretiche, sempre dualistiche, fu il secondo figlio del Dio buono. Il primo era Satana che era precipitato sulla terra. Gesù scese nel mondo impuro, quello della materia, per insegnare alle anime imprigionate negli uomini come poter ritornare in cielo. Ma per gli eretici, per i catari, Gesù non si era reincarnato, cioè non si era fatto uomo realmente. Secondo gli eretici non aveva corpo. La sua fu solo un'apparenza, ovvero appunto Gesù, secondo i catari, non si incarnò realmente. La sua fu solo l'equivalente di una visione. E allo stesso modo la passione, la risurrezione non furono eventi reali, perché il corpo di Cristo per i catari non era fatto di materia e dunque non poteva soffrire, non poteva morire e di conseguenza non poteva neanche resuscitare. Gesù per i catari aveva insegnato agli apostoli la via della salvezza e poi era risalito in cielo. La Chiesa che aveva lasciato in terra possedeva lo Spirito Santo Consolatore, ma il demonio, ovvero il principe di questo mondo, un termine che piaceva molto ai catari che si opponevano con forza a tutto ciò che era materiale, dicevo, il demonio è riuscito a distruggere e sostituire la Chiesa di Cristo con un'altra falsa Chiesa. Naturalmente la falsa Chiesa per i catari era quella cattolica, in sostanza. L'autentica Chiesa cristiana, ovvero quella che possedeva lo Spirito Santo, secondo gli eretici era esclusivamente la loro, quella catara. La Chiesa di Roma invece era la bestia, la prostituta di Babilonia, e chiunque avesse seguito i suoi precetti non era salvo. La chiesa di Satana faceva credere agli uomini che gesti meccanici, tipo fare il segno della croce e alcune materie, e la materia, per esempio l'acqua del battesimo, il pane eucaristico, potessero condurre alla salvezza. Ma per i catari tutto questo non aveva senso. Per i catari non aveva senso venerare la croce, perché non poteva essere venerato lo strumento con cui Cristo fu umiliato. E poi i cattolici considerano sacre le immagini, le reliquie e davanti a loro si inchinano e li adorano. E per secondo i catari diventavano i cattolici di conseguenza degli idolatri. Secondo i catari neanche la Vergine
fu davvero madre di Gesù, perché anche lei non aveva mai realmente avuto un vero corpo reale. Anche lei, come Gesù, non era altro che un angelo e nel caso specifico aveva assunto le fattezze di una donna. Rispetto alla fede cattolica, i catari rifiutavano sostanzialmente i sacramenti, soprattutto intesi nella forma, tra virgolette, materiale, quella che per noi cattolici è molto tangibile, e rifiutavano il battesimo d'acqua, la cresima, la confessione ai sacerdoti, rifiutavano la presenza reale del corpo e del sangue di Cristo nell'Eucaristia, rifiutavano l'unzione degli infermi, intesa in modo cattolico, rifiutavano il sacerdozio cattolico ed erano ostili al vincolo del matrimonio, perché è legato alla materialità della procreazione e all'istinto sessuale, in sostanza. Al tempo stesso erano anche contrari alle preghiere per i defunti, che li tenevano inutili. Una caratteristica loro era quella di interpretare tutti i passaggi delle Sacre Scritture sempre solo in una maniera puramente spirituale e mai legato alla concretezza fisica di quelle che erano i messaggi e le parole del Cristo. Non credevano poi nella risurrezione dei corpi, bensì credevano nella reincarnazione. E, boh, proviamo a trattare qualcuno di questi temi. Per esempio, la reincarnazione. Secondo i catari, al momento della morte, le anime degli uomini si reincarnavano in altri uomini o in animali, secondo alcuni, in base al tipo di condotta della vita precedente. Al momento della morte, le anime prigioniere sulla terra soffrivano tantissimo e questo dolore si leniva soltanto quando riuscivano a reincarnarsi e nonostante anelassero sempre a risalire al cielo dal Padre Buono. E l'unico modo che avevano le anime, secondo i catari, per tornare in cielo dal Padre Buono era quella di morire nel corpo di un perfetto cataro, ovvero di morire come credente e praticante in quella che secondo loro era l'unica vera religione cristiana. Quindi, fino a quando non ci si fosse reincarnati in uno dei perfetti, l'anima avrebbe continuato a trasmigrare di corpo in corpo. E secondo i catari, proviamo a parlare del battesimo, secondo loro il battesimo d'acqua praticato soprattutto agli infanti non aveva alcuna efficacia. Secondo i catari non aveva efficacia addirittura il battesimo inteso come da San Giovanni Battista, che per loro anzi era una figura molto negativa nel Vangelo ed era una figura contraria e opposta a quella di Gesù. Infatti, mentre San Giovanni battezzava con qualcosa di materiale, quindi con l'acqua, anche le scritture riportano che Cristo battezzava in spirito. Ora, secondo i catari, il battesimo degli infanti era assolutamente inutile, ovvero loro, i catari, pretendevano che a battezzarsi fossero solo persone di età adulta o quantomeno adolescenti e dopo che avessero volontariamente richiesto il battesimo,
dopo un periodo di almeno 1 o 2 anni di frequentazione di studio delle dottrine catare. Quindi i casi di battesimo di Pargoli è molto limitato, anche se ci sono stati dei casi. Poi i catari osteggiavano tutto ciò appunto che era legato alla materia e a questo mondo. Loro non costruivano propri edifici di culto, non costruivano vere e proprie chiese, ma al più organizzavano delle case catare, senza all'interno alcun segno materiale di devozione, e che sarebbero servite essenzialmente a celebrare i riti. Per i perfetti era necessaria l'astinenza sessuale, quindi era necessario anche non vincolarsi con un matrimonio e non procreare. Al tempo stesso era necessario seguire una vita austera, povera, quindi senza accumulare né beni materiali né ricchezze almeno per sé. Come detto prima, si potevano accumulare invece ricchezze per la vita della propria casa, della propria chiesa catara. E i catari richiedevano ai perfetti di mortificare il proprio corpo anche praticando spesso digiuni, oltre che un'alimentazione sempre priva di prodotti animali o di origine animale. E a dimostrazione di quanto detto, c'è da sottolineare che i catari praticavano 3 diversi periodi l'anno di Quaresima. Proviamo ora a parlare di quello che probabilmente è l'unico sacramento che veniva accettato dai catari. Si tratta del consolamento, che in campo cattolico può essere paragonato a un insieme di battesimo, di consacrazione sacerdotale e di vera e propria unzione degli infermi. Allora, battesimo. Il battesimo dei catari era esclusivamente spirituale, non era, come detto prima, quello d'acqua indicato da San Giovanni Battista. Il battesimo spirituale era sia una consacrazione che un impegno. Il futuro cristiano, quello che era il credente cataro, non ancora il perfetto cataro, ora attenzione, il credente per i catari era sostanzialmente chi era a livello più basso della fede catara, era colui che poteva partecipare alle funzioni domenicali e che dopo un primo periodo di indottrinamento poteva finalmente rivolgersi in preghiera direttamente a Dio, pregandolo di poterlo salvare, di liberarlo dal male. Con il battesimo spirituale, il credente invece diventava un perfetto cataro, ovvero rinunciava al mondo malvagio e con l'imposizione delle mani da parte degli altri perfetti, su di lui veniva chiamato lo Spirito Santo. Una volta che il postulante fosse stato battezzato, diventava
un vero e proprio cristiano della Chiesa catara, quindi quello che abbiamo definito fino ad ora perfetto. Da quel momento in poi si era impegnato a non commettere più alcun peccato e a seguire ogni rigoroso precetto che era indicato dalla dottrina catara, quindi astinenze, preghiere, e diventando perfetto a sua volta aveva l'obbligo morale, religioso, di trasmettere il consolamento a chi fosse degno e glielo chiedesse. Quindi, con il consolamento, il postulante riceveva lo Spirito Santo, si aveva quindi un vero e proprio battesimo, diventando perfetto, si saliva a quella che può essere considerata la casta sacerdotale catara, chiamiamola così, e poi a sua volta c'erano dei casi specifici in cui davvero si può paragonare questo battesimo all'unzione degli infermi, ovvero chi si sentiva di essere alla fine della vita o per malattia o per vecchiaia, se accettava il credo cataro per salvare la propria anima. Sapeva che morendo come perfetto cataro avrebbe avuto modo la propria anima di salire direttamente al Padre. Perché infatti, come detto prima, i catari che credevano nella continua reincarnazione dell'anima sapevano che l'anima si sarebbe liberata da questo mondo materiale solo quando si fosse incarnata nel corpo di un perfetto, e quindi alla sua morte sarebbe potuta risalire direttamente al cielo dal Padre Buono. Quindi i cristiani che morivano come perfetti si sottraevano definitivamente al ciclo delle reincarnazioni. Un altro rito famoso dei catari, spesso indicato anche dagli inquisitori, è il miglioramento, ovvero un triplice saluto che veniva rivolto dal credente al perfetto, con la preghiera da parte del credente affinché il perfetto a sua volta pregasse Dio, in modo che il credente fosse condotto a buona fine. E questo era un rito specifico dei catari, che viene anche indicato anche nel manuale inquisitoriale come adorazione, proprio perché questo triplice saluto sembrava quasi un'adorazione da parte del semplice credente verso il perfetto che invece aveva accettato tutta la fede catara. E io mi sono chiesto, perché tutto questo che ho detto fino adesso, insomma, è abbastanza coinvolgente ma strano, perché effettivamente da cattolico ho detto tante di quelle eresie e secondo me anche assurdità, proprio perché si tratta di affermazioni che hanno la propria origine sì dalle sacre scritture, però da interpretazioni delle sacre scritture che sinceramente a me sembrano o ingenue o a volte astruse. E se qualcuno poi vorrà provare a verificare quello che dico, indicherò poi i vari testi,
sulla religione catara che ho consultato. Ecco, io mi chiedo perché i catari, tutto sommato, sono stati così apprezzati o quantomeno tollerati. Soprattutto in un periodo come il Medioevo, che aveva una cultura religiosa che copriva la totalità della vita. E la prima spiegazione che mi sono dato è che in realtà, nonostante questa diffusa cultura religiosa che impregnava praticamente tutta la vita sociale, anche economica del Medioevo, non era diffuso quello che noi definiamo catechismo. Quindi non tutto il popolo aveva una vera conoscenza dei precetti cattolici o comunque delle basi solide. E al tempo stesso anche il basso clero, pur sicuramente essendo composto da uomini di buona volontà, secondo me spesso non era neanche preparato realmente alla predicazione. E questa è una caratteristica che nella storia del cattolicesimo, anche nella storia moderna, spesso salta all'occhio. Poi i catari, erano, secondo me, dei predicatori molto affascinanti, sia perché erano appunto ferratissimi nella materia scritturale, e questa è una nota che è indicata da tanti clerici cattolici già nell'undicesimo-dodicesimo secolo. Quindi ancora prima della reale vasta diffusione dell'eresia. E sia perché i perfetti praticavano una vita austera, molto attenta alla spiritualità, sicuramente era assolutamente slegata dalle ricchezze terrene, e perché i perfetti praticavano molte evidenti mortificazioni, probabilmente al contrario di come spesso poteva apparire il clero cattolico. Da tutto questo, secondo me, nasce un rispetto da parte di gran parte della popolazione verso i perfetti. Popolazione che poteva, tipo nel sud della Francia, anche rimanere cattolica, pur apprezzando, almeno forse in modo superficiale, i catari. E forse anche perché appunto il popolo spesso non era un grande conoscitore dei segmenti cattolici, o probabilmente non era troppo sicuro della veridicità della fede cattolica. Io, per esempio, solo a parlare della dottrina dell'incarnazione, mi rendo conto che siamo in piena follia, proprio perché è un insegnamento che è assolutamente opposto alla dottrina della risurrezione dei corpi, che è quella professata da sempre dal cattolicesimo. E però penso che sia evidente che anche oggi, dopo che per anni si sono diffuse varie dottrine orientali, anche nel mondo di oggi, mi sembra che ci sia molta confusione in molti cattolici su tante questioni, molti cattolici o in chi si dice tale. Comunque, torniamo ai catari. Ecco, bisogna riconoscere che i perfetti erano davvero molto preparati. Sono registrati dei casi, soprattutto nell'undicesimo secolo, in cui l'eresia si manifesta addirittura in monaci di certi monasteri cattolici in terra tedesca. Quindi il fenomeno del catarismo non è qualcosa di esclusivamente laico. E comunque nel XII secolo è chiaro che
I predicatori catari sono dei veri e propri sacerdoti di una religione cristiana, e questa religione cristiana non è assolutamente il cattolicesimo, che si sono formati in vere e proprie scuole, che si sono istruiti nelle sacre scritture e che sono stati rivestiti con un sacramento, il consolamento appunto, che li abilita a diffondere il messaggio evangelico e dualista. Ovvero non siamo di fronte ad un fenomeno individuale o collettivo di, tra virgolette, illuminazione e di predicazione spontanea, come si vede in altri gruppi laici che magari diventeranno poi per la Chiesa eretici nello stesso periodo. Ma i predicatori catari erano dei veri e propri professionisti, temibilissimi per il clero cattolico, proprio a causa della loro vasta cultura e della loro evidente, costante consuetudine con le sacre scritture. Ora, il testo fondamentale dei Catari era sicuramente il Vangelo di San Giovanni, e per inciso, in molti interrogatori inquisitoriali si riscontrano affermazioni di eretici e di eretiche secondo cui l'unica cosa vera del cattolicesimo sia proprio quel Vangelo e anche la preghiera del Padre Nostro, che sono sostanzialmente i due riferimenti anche cattolici che sono riconosciuti anche dai catari, seppur interpretati in modo completamente diverso. Comunque, nonostante ci sia questa predilezione appunto per il Vangelo di San Giovanni, è evidente dai dibattiti, dalle dispute che si ebbero tra XII e XIII secolo con i vari teologi, sia cattolici ma anche con teologi valdesi, che i catari dimostrarono sempre una conoscenza approfondita, quantomeno di tutto il Nuovo Testamento. Poi i buoni cristiani, ovvero i perfetti, partivano in predicazione a coppie, come indicato appunto nelle Sacre Scritture, e predicavano sempre e solo dopo aver ricevuto un insegnamento sufficiente a farlo, e soprattutto il sacramento del consolamento che li autorizzava. Ora, di fronte a certi professionisti e anche a volontari, secondo me era quindi impossibile per il basso clero, diciamo tra virgolette, per i preti di campagna, riuscire a contraddirli. E come era evidente nelle dispute, fu anche molto difficile riuscire a far cadere in contraddizione i catari anche ai grandi prelati cattolici e agli abati cistercensi che ci provarono. E la vittoria dei cattolici sul catarismo si affermò, secondo me, non tanto con la crociata militare contro gli albigesi, che di fatto insanguinò la lingua d'oca per 20 anni all'inizio del XIII secolo, ma si ebbe proprio con la nascita e l'azione dei frati predicatori di San Domenico e dei frati minori di San Francesco, ovvero con ordini cattolici, fedelissimi al Papa, che professavano una vita povera e che erano preparatissimi sia nello studio che nella predicazione delle sacre scritture. Quindi questi ordini riuscirono poi ad offrire un esempio evidente
di mortificazione dei propri corpi, ma anche di vera vita cristiana a imitazione del Cristo e di quella che possiamo definire mitica chiesa delle origini. Poi, intorno al 1230, nacque la Santa Inquisizione, prima nelle mani dei domenicani, che poi furono affiancati anche dai francescani. E a quel punto l'esempio di vita e la predicazione furono affiancati ad uno strumento giuridico che era di fatto il risultato di una lunga formulazione ed evoluzione anche nel campo del diritto da parte del papato. E a quel punto il destino del catarismo, perlomeno in Europa occidentale, era segnato. E un piccolo appunto finale invece sull'Europa orientale, perché appunto il catarismo nacque nell'Impero bizantino. Ora, nonostante i vari attacchi da parte anche dell'imperatore bizantino verso le chiese catare, le religioni dualiste si diffusero, in qualche modo vivacchiarono nell'impero bizantino, soprattutto negli attuali territori della Serbia e della Bosnia, almeno fino al XV secolo, ovvero fino a quando non ci fu l'invasione da parte dei turchi e la conversione di molti dualisti, soprattutto della nobiltà bosniaca, soprattutto all'islamismo. Con questo concludo, alla prossima.